Senatore Gasparri, posso chiederle di dare una risposta a questo nostro concittadino che ci ha raccontato una storia che purtroppo credo non sia la sola, veramente. Allora, io non la voglio buttare in politica, perché poi in Italia del resto si vota sempre. Un po' d'attenzione, per favore. E l'interesse della politica è quella di essere votata, ma del resto gli elettori hanno già dimostrato che non ci vanno a votare o che votano diversamente, quindi parliamo a prescindere da quelle che sono le decisioni. Parliamo perché invitati, chiarisco innanzitutto, perché non è che uno viene la mattina a molestare assemblee. E in particolare io posso rivendicare come titolo di accreditamento, siccome sono tre le associazioni e le categorie che ci hanno posto in maniera pressante e allarmata questo tema di natura previdenziale, di avere come mia credenziale che, per quanto riguarda il mondo degli immobiliari, che è una delle componenti di questa realtà, diciamo, un po' più articolata, ho condotto recentemente battaglie parlamentari per combattere l'abusivismo nel campo della professione, e il Senato si è espresso nella direzione auspicata dalla categoria. Adesso qui di fronte alla Camera ci sarà l'ulteriore discussione, quindi questo per dire, per chiarire a quelli che dicono ma che fanno i politici in questa occasione. I politici ci sono quando vengono chiamati e quando non vengono chiamati, quando vengono votati e quando non vengono votati. Poi voi li giudicate e ovviamente potete apprezzarli, cambiarli e fare, cosa che per altre categorie non si può fare. Per cui, ecco, chiarisco la mia, senso della mia presenza alla luce di un rapporto che con una delle associazioni promotrici si è sviluppato su problemi reali, perché combattere l'abusivismo nella professione e sanzionarlo più severamente è utile a tutte il lavoro delle persone che si dedicano con competenza e professionalità a un'attività. Lo dico in premessa. Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, sono qui a impegnarmi a condividere questa iniziativa, ma lo faccio con convinzione, sapete perché? Lo dico al moderatore a cui rispondo. Io nella mia, come dire, vita normale sono giornalista professionista, l'ho fatto per molti anni, sono diventato professionista dal 1985. Fino a un certo punto della mia vita ovviamente lavoravo e quindi c'erano i versamenti contributivi. Successivamente ho continuato a versare, ogni anno mi verso diverse, ogni mese, diciamo, faccio il mio versamento all'INPGI, perché avendo lavorato un certo numero di anni mi dispiaceva sacrificare il mio versamento e appunto poi non avere una pensione, quindi mi pago tutti gli anni i miei contributi all'INPGI secondo quello che, come dire, devo fare, quindi non è che mi regala niente nessuno, lo dico perché non sono i vitalizi, è un'altra cosa. Dopodiché scopro, e qui mi arriva la colleganza e la vicinanza, e lo dico al moderatore perché sul fatto vedo poco scritta questa cosa, che l'INPGI ha subito una truffa dai fratelli Magnoni, Sopaf, insomma, Lehman Brothers, bravi, capito. Ma c'erano lì pure con la tele, come la scalata, ma non la voglio buttare in politica, non la voglio buttare, erano amici di Colanino, di D'Alema, ma non la voglio buttare in politica, però qui ci sono esperti del mondo assicurativo, non ci sono solo gli immobiliaristi, e quindi voglio dire, poi lascio a voi la valutazione. L'INPGI, e quindi perché sono solidale con voi, ha subito una mazzata, pare, di parecchi milioncini di euro che sono finiti all'estero, investimenti, robe varie, eccetera, no? Per cui i dettagli ve li studierò con voi di quello che voi avete denunciato, ho già letto i vostri documenti, la vicenda della Nasarco, i silenti, l'appello che è stato fatto qui adesso, il fatto che ci sia il sospetto che un po' di soldi, meno di quelli dell'IMGI, beati voi, siano finiti alle isole Cayman. No, tanti, sì, ma l'IMGI pare che sia andata peggio, no, ma ve lo dico non perché vi voglio deludere, per dire che sono d'accordo, perché nel senso che anch'io come persona, lasciando perdere il ruolo politico che mi obbliga ad assumere iniziative, e credo anche nel quadro europeo le assumeremo con i nostri parlamentari, ci sono anche problemi di rispetto delle categorie, ci sono altri aspetti collaterali che alcuni arrivando qui mi ricordavano, garantire in alcuni settori che le detrazioni fiscali ad esempio possano rispettare l'uso di automobili, acquisti, ma questo, diciamo, è un po' un altro aspetto. C'è molto da fare per quanto mi riguarda. Io ho citato quello che ho fatto recentemente a tutela di uno dei soggetti promotori di questa iniziativa, per dire che appunto non è che poi arriviamo la mattina a mezzogiorno a dire faremo, diremo, poi a volte si vince, a volte si perde. Per quanto riguarda l'aspetto specifico, previdenziale, Enasarco, trasparenza della gestione di questi fondi, e diciamo tutte le proposte che voi avete avanzato e sulle quali vedremo noi come agire politicamente per arrivare a un commissariamento, per arrivare a delle soluzioni che servono a garantire la previdenza, a garantire i versamenti fatti, garantire una gestione in cui le varie associazioni, le varie categorie ci possono mettere il becco. Per cui ho fatto la digressione sull'IMGI,
che a voi giustamente non me ne frega niente perché non siete giornalisti, salvo che il moderatore, ma per dire che siccome sono arrabbiato per quello che è avvenuto nella categoria a cui appartengo, sono motivatamente solidale con voi e cercherò di agire nelle direzioni auspicate. Non aggiungo altro. Grazie, grazie al senatore Gasparri. Sarei tentato di darmi la parola per lanciare un appello adesso, però forse sarebbe poco lusinghiero.